Mister, arrivavate da sei risultati utili consecutivi, l'ultima vittoria in casa con il Bari, partenza buona dell'Entella, poi c'è stato un blackout, è arrivato questo gol che vi ha un po' tagliato le gambe. Sì, è vero, è stato un contraccolpo importante il gol, anche se non deve succedere, perché ci può stare, che fai bene, che magari non riesci a sbloccare la partita, però, e ci sta anche di andare sotto, però poi dopo, a parte il rigore nel primo tempo, insomma, non abbiamo avuto una grande reazione, così anche nella ripresa, anche se le nostre occasioni poi le abbiamo avute, perché poi la Salernitana ha fatto due mezzi tiri e due gol, noi abbiamo prodotto tanto, parate del portiere, salvataggi sulla linea, rigore sbagliato, non siamo riusciti però a buttarla dentro, quindi sicuramente merito va alla Salernitana, ma anche un po' di demerito nostro, perché davanti siamo stati imprecisi e poi alla fine questo ha pesato sul risultato finale. Ecco, secondo lei è solo una giornata storta oppure avevate un po' le polveri bagnate oggi? Ma le polveri bagnate si hanno una giornata storta di solito, quindi mi auguro che oggi si chiuda la giornata al più presto e così da domani avremo subito la possibilità di pensare a Frosinone, perché sarà una partita molto molto difficile sul campo della squadra secondo me più forte del campionato e quindi dobbiamo assolutamente resettare, guardare avanti e sicuramente cercare di commettere meno errori di quelli che sono stati commessi oggi, ma non solo in fase conclusiva ma anche in fase difensiva. Ecco, un campionato strano, oggi affrontavate una squadra che aveva appena cambiato tecnico, si aspettava questo atteggiamento della Salernitana oggi qui a Chiavari e che Salernitana ha visto? Ma sì, mi aspettavo questo tipo di sistema di gioco con un sottopunta che poteva essere Quine o Gonzalez, Bocalon, Rossi, insomma, comunque alla fine me la immaginavo più così perché non pensavo che venisse a giocare con quattro punte, quindi immaginavo che lì sotto mettesse un giocatore un po' più tattico come poi è stato. Salernitana è una buona squadra, un grande organico, insomma, credo che possa recitare un ruolo da protagonista da qui alla fine.